appassionati di veicoli d'epoca, bentornati con lo Stego. Siamo sempre a Fontaniva al raduno dei camion. Adesso iniziamo sulla sezione camion storici. Ecco una vecchia Fiat camioncino davvero superba. Vedete? Molto bella. Guardate che mezzo, targa originale. Ecco una rassegna di camion storici, bellissimi Scania, Volvo FH16. Ecco qua Scania 142H, bellissimo, sembra appena restaurato, bello anche nei colori. Un 143M dall'altra parte. Qui un Turbostar 380 versione cassonata, 240-38, camion meraviglioso. E qua uno Special, Turbostar 480 Special. Ricordo che erano o neri o bianchi gli Special. Non mi sembra, forse dirò una cavolata, ma non mi sembra che c'erano Special rossi. Magari un esperto potrà intervenire e dirmi: no, guarda che ti Stego, che ti sbagli. Bellissimo. E vedete il proprietario, ormai del noto collezionista di Turbostar, Eddie, della ditta Pellanda. Non sapevo avesse anche questo meraviglioso Special nero. Vi chiederò conto. Guardate che camion meraviglioso. Apriamo le porte, se no è chiuso, giustamente. Guardate, High Performance Turbostar. Beh, questo mezzo è in condizioni spettacolari, spettacolari. Eddie, te lo dico, ma con questo mi dovrai portare a fare un giro. Qua ci sono Scania 143M. Guardate la parata di Turbostar di Scania. Guardate anche questo 143M, meraviglioso, meraviglioso. Guardate che qua non c'è un camion brutto, sono tutti camion spettacolari. Anche questo chiaramente con cabina chiusa. Ah, cabina aperta, è di proprietà del buon Eddie, che mi permetterà sicuramente di salire e dare un'occhiata dentro. Guardate, 143M, strumentazione meravigliosa, completa come tutti gli Scania. Due manettini del freno a mano, onestamente non so perché due, credo che uno sia per il rimorchio, ma di solito nei camion ce n'è una. Un camion stupendo, anche il pannello porta bellissimo, bel camion, sempre della ditta Pellanda. Vediamo se per caso anche il Turbostar è aperto. L'ho già provato, ma è aperto anche il Turbostar. Ci permettiamo sempre con profondo rispetto di salire per dare un'occhiata alla strumentazione e agli interni. Guardate che interni, camion a dir poco in condizioni spettacolari, bellissimo. Guardate anche la sua bella livrea nera e gialla. Guardate che mezzi,
continuiamo il nostro giro, c'è questo bellissimo Fiat 50NC, diamo un'occhiata anche a questo dentro. Noi ci permettiamo di aprire i camion, non c'è il proprietario perché qui, ma chiedere permesso, diciamo, non è così, se ci fosse lo chiediamo, ma comunque sempre con profondo rispetto e con lo scopo di documentare gioielli, noi ci permettiamo. Ecco un piccolo sametto, bellissimo. Credo sia un monocilindrico.